Gesù disse: il campo è grande, gli operai pochi. Preghiamo Dio che susciti altri operai fedeli. Questo è un brano bello allegro e potete anche cantare in coro insieme con me. Credo che vi piacerà questa melodia. Il meglio di me che tu vedi, Gesù. 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 Questi occhi a volte non possono vedere, e queste orecchie non possono udire, e questi
queste mani non sentono il dolore e vengo meno quando dovrei aiutare. Oh, 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 oh. Il meglio di me che tu vedi Gesù, il meglio di me che tu vedi Gesù. Amen. Il meglio di me che tu vedi Gesù, il meglio di me che tu vedi Gesù in me. Io camminavo verso di te, nello spirito forte ma debole in me. Oh, tanta volontà non può spostare le montagne, anche se provo non posso salvarle. No, no, no. Yeah, yeah. Intervento soprannaturale ci vuole per salvare. 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 Oh, intervento soprannaturale ci vuole per salvare. Intervento soprannaturale ci vuole per salvare. Ci guida.
la sua volontà. Aprite le vostre Bibbie nel libro Secondo Corinti, capitolo 6. Leggeremo dal verso 11 al verso 18 e poi continueremo soltanto con un verso del capitolo 7. Ripeto, seconda epistola di Paolo ai Corinti, capitolo 6 dal verso 11 al verso 18 incluso e poi del capitolo 7 soltanto il primo verso. A Dio appartiene l'onore e la gloria. Voglio sentirlo per bene. A Dio appartiene l'onore e la gloria. A Dio appartiene l'onore e la gloria. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Voi non state allo stretto in noi, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Ora, in contraccambio, parlo come a figli, allargate il cuore. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo. Ed io vi accoglierò e sarò come un padre per voi e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Gloria al nome del Signore. È un passaggio biblico? E non so se per coloro che non conoscono la scrittura,
ma lo vedo particolarmente per quelli che conoscono la scrittura, lo vedo particolarmente di quelli che hanno già realizzato e hanno già compreso cosa significa appartenere a Dio, cosa significano certe espressioni come allargare il cuore, come ricevere. E voglio il Signore ancora che questa parola possa cadere in tanti altri cuori, che possano comprendere e ricevere quell'intelligenza santa, quell'intelligenza che al di là di quella umana è un'intelligenza che viene da Dio. Alleluia! È l'apostolo che parla? Sì, è l'apostolo che parla ai Corinzi, è lo Spirito di Dio che parla alla Chiesa, è lo Spirito di Dio che parla ai cuori dei credenti, è lo Spirito Santo di Dio che parla a ogni cuore che ha orecchi per udire. Alleluia! La nostra bocca vi ha parlato apertamente. E credo che grazie a Dio non è stata soltanto la bocca di Paolo e la bocca dei primitivi apostoli o discepoli, ma credo che nei secoli sia ringraziato Dio che ancora oggi noi possiamo esprimerci in questa maniera, e lo possiamo fare senza ombra di dubbio, e lo possiamo fare senza alcuna riserva, che noi apriamo la nostra bocca apertamente, e sia ringraziato Dio perché questa libertà ce l'ha donata a Lui. Amen. Possiamo aprire la nostra bocca per fare cosa? La bocca si può aprire per fare tante cose, soprattutto per dire tante cose. Ma grazie al Signore, noi apriamo questa bocca e la apriamo nella presenza di Dio per parlare di Dio, della volontà di Dio, dell'amore di Dio, del supremo amore che Gesù Cristo ha manifestato sul Golgota. Alleluia! E questa apertura ci porta a dire pane al pane e vino al vino. È un'espressione che tutti potete comprendere, che tutti potete recepire. È un'espressione così chiara, non abbiamo niente da nascondere, ringraziato sia il Signore, perché questa bocca che ha parlato ai Corinti, questa stessa bocca che è stata aperta da Dio per i Corinti, e apre le nostre bocche per tutti i popoli, per quelli a cui è diretto questa parola, e il nostro cuore si è allargato. Cosa significa si è allargato? Paolo poteva dire: voi non siete allo stretto in noi, ma nei vostri cuori che siete allo stretto, cioè non ci sono limitazioni per noi, perché l'amore di Dio è stato manifestato, perché quello che noi vi diamo non ve lo diamo in cambio di ricevere delle ricompense umane. Noi non abbiamo limitazioni di cuore, il nostro cuore si è allargato per darvi tutto quello che Dio ci dà, per potervelo offrire gratuitamente. Alleluia! In voi potete essere più stretti, in voi potete essere più limitati. Oh Signore, fa che questa parola possa in questo momento ancora raggiungere tanti tuoi servitori, i quali possono unirsi in coro e poter dire davanti alla presenza di Dio: la nostra bocca è aperta, il nostro cuore è allargato per esprimere tutto ciò che Dio vuole. Amen. Certamente a volte si guarda la via del compromesso, e la via del compromesso è una via che non piace al Signore. La via del compromesso è una via che non piace all'Eterno. Che sia storico o non storico, ogni tipo di compromesso non piace al Signore. Perché chi ha scelto la giusta via di predicare ciò che Dio gli dà da predicare non può avere compromessi, non deve guardare interessi, non può preoccuparsi di piacere una parte e di dispiacere l'altro, perché dovremo preoccuparci e dobbiamo preoccuparci soltanto di una reale situazione, quella di voler piacere a Dio. Io credo che voi insieme a me volete piacere a Dio. Noi dobbiamo piacere a Dio, e più che dobbiamo, deve essere un sentimento dal profondo del cuore che possiamo esprimere e esprimere con forza. Noi vogliamo piacere a Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. È un messaggio, forse per alcuni lo troveranno un po' ermetico, ma io spero nel Signore che lo Spirito di Dio faccia quello che non posso fare io con le parole, perché al di là di ogni parola predicata voi sapete che l'opera dello Spirito Santo è quella che tocca i cuori, è quella che dà comprensione, è quella che manifesta, è quella che fa realizzare, è quella che chiarisce. Amen. Gloria al Signore. Non ci può essere compromessi per i cristiani. Cristiani? Sì, i cristiani nati di nuovo. Lo affermo ancora una volta.
è la teologia, come qualcuno afferma, dei nati di nuovo. È la teologia biblica, è la teologia del Nuovo Testamento, che chi non è nato di acqua e di spirito non potrà ereditare il regno di Dio. Se non sei diventato una nuova creatura in Cristo, se l'uomo vecchio non è stato annichilito, annientato, distrutto e morto, e sei risorto con un uomo nuovo, risuscitato in Cristo, non potrai vedere la gloria di Dio, non potrai recepirla. E per i nati di nuovo non ci può essere compromesso con chi? Col mondo. Mondo? Intendiamo peccato, iniquità, idolatria, intendiamo completo buio. Non ci può essere. Notate le parole dell'apostolo: quale relazione ci può essere fra la luce e le tenebre? Quale relazione ci può essere fra ciò che è pulito e ciò che è sporco? Quale relazione ci può essere fra l'idolatria e l'adorare il vero Dio in spirito e verità? Ditemelo. Non c'è nessuna relazione. Non ci può essere relazione. Non ci deve essere. Perché se la religione viene definita oppio dei popoli, la fede viene da Dio, la fede viene dal cielo, la fede è un dono di Dio in Cristo Gesù, il Signore. È per questa fede che noi predichiamo questa parola, è per questa fede che apriamo la nostra bocca, è per questa fede che abbiamo la certezza di quel che diciamo e siamo certi di non poter essere smentiti da nessuno, perché questa fede è basata esclusivamente sulla roccia eterna, Cristo Gesù, la sua parola. Amen, 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 così è, non solo così sia, così è, gloria al nome del Signore. Quale armonia ci può essere fra Cristo e Satana o personaggi che appartengono a Satana? Quale armonia ci può essere? Quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché voi siete il Tempio di Dio. Tempio di Dio, per molti sono le costruzioni ben fatte, marmore, piede architettura. Mi piego davanti all'arte degli uomini, mi piego davanti a un Giotto, a un Cimabue, mi piego per quello che è l'arte, ma il Tempio di Dio, sappiatelo, non è fatto di arte, il Tempio di Dio non è fatto di sepolcri, il Tempio di Dio non è fatto di marmo, il Tempio di Dio non è fatto di oro né d'argento, il Tempio di Dio non è fatto di porticine d'oro, d'argento, prima e seconda. Seconda porta, il Tempio di Dio siamo noi per lo Spirito Santo di Dio che dimora nei nostri cuori. Amen, amen. Te l'hanno mai detto? Tu che ci segui, te l'hanno mai detto? Tutti vanno al Tempio, ma dice, ma anche e ancora i discepoli andavano al Tempio, ma quel Tempio materiale, quel Tempio esteriore che noi potremo meglio identificare come luogo di orazione, come luogo di riunione, come può essere ancora in questo momento definito quel luogo che ci sta radunando insieme, non è la vera dimora di Dio. Quando noi usciremo fuori, quando andremo via da questa comunione, sarà un luogo come gli altri. Oh, non è santificato perché gli uomini l'hanno santificato. È santo soltanto perché ci sono i santi, i separati dal mondo, i separati dal peccato, quelli che hanno avuto vita in Cristo Gesù, quelli che possono dire, oh, noi adoriamo l'Iddio vivente, è vero. Lo potete dire voi, vero? E tu lo puoi dire. Che Dio ti dia grazia di poterlo dire. Sono dissipati le cortine fumogene, sono dissipati i tempi dell'ignoranza. È vero che questa parola ha 20 secoli e ognuno cerca di ancora aggiustarsela addosso come un vestito che gli possa calzare, come un vestito che gli possa andare secondo le proprie comodità, ma questo non è nel piano di Dio. Se il compromesso non è per i figliuoli di Dio, nemmeno gli adattamenti sono per i figliuoli di Dio, né compromessi né adattamenti. Perché noi abbiamo fatto una scelta e sappiamo che Gesù l'ha detto, due padroni non si possono servire, o Dio o il mondo, definito anche mammona, o Dio o il mondo, diciamolo insieme, gridiamolo insieme, o Dio o il mondo. E ripeto, il mondo non è nel senso sociale. Qualcuno dirà, ma voi vi siete separati dal mondo? La parola vi chiama a separarvi dal mondo, allora dovete isolarvi, dovete uscirne fuori, dovete stare per fatti vostri, non dovete avere a che fare con gente. Mi dice, ma qui si parla di infedeli, e l'infedele si riferisce al peccato,
come mondo si riferisce al peccato, alle cose che dispiacciono Dio, alle cose che offendono Dio, e che questa parola ancora possa essere un martello, ma un martello pesante per quanti dalla mattina alla sera non fanno che bestemmiare il nome di Dio, non rendendosi conto che quel nome è puro e santo. Alleluia! Ma grazie a Dio c'è chi lo glorifica e lo benedice. C'è chi lo benedice. C'è chi lo glorifica. C'è chi lo glorifica e lo benedice. Forza! C'è! Alleluia! Non solo qui, sono milioni e milioni. Mondo, sei sconfitto perché Gesù ha vinto il mondo. E i figlioli di Dio crescono, crescono, crescono. L'iniquità cresce, ma cresce anche la santità. L'iniquità aumenta, ma cresce ancora, ancora la testimonianza cristiana. E le battaglie ci sono, si perderà qualche guerra, qualche battaglia, ma la guerra è già vinta. È già vinta nel nome di Gesù. E la nostra guerra è contro il maligno, l'abbiamo detto tante volte. Contro le eresie, le false dottrine, il culto dell'uomo, l'innalzamento dell'uomo. E contro tutto ciò che è contrario alla parola di Dio, contro tutti coloro che si ereggono per cercare di nascondere questa parola. Ma il Signore ha avuto tanta misericordia e continua ad averla. Quando Gesù ringraziava il Padre, e mentre lo ringraziava, probabilmente vedeva ancora i nostri volti. Quando gli diceva: Padre, io ti rendo lode, onore e ringraziamento perché tu queste cose le hai nascoste ai savi e agli intendenti e le hai donato ai piccoli fanciulli, ai puri di cuore, ai semplici. Alleluia. E questa parola non è mai cambiata. La parola Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gloria al Signore col cuore. Cristiano, puoi giubilare in questo momento? Puoi rallegrarti? Non sto parlando ai cristiani che zoppicano con un piede di qua e un piede dall'altra parte. Non parlo a quelli che hanno compromesso col mondo, quelli che hanno paura di far sapere chi sono, perché altrimenti perderanno l'amicizia del caporeparto, perderanno l'amicizia della signora a fianco, perderanno l'amicizia dell'onorevole. No, parlo a quei cristiani che onorano Dio. Onorano Dio. E che sanno? E sanno fare stima di questa parola. E sanno distinguere. E sanno dare a Cesare quel che è di Cesare. E danno a Dio quello che appartiene a Dio. Cosa appartiene a Dio? Lo diciamo il cuore, il nostro spirito. Ancora la nostra anima. E per quelli che si santificano ancora il proprio corpo. È scritto in un altro passo. Non sapete voi che il vostro corpo, è chiaramente scritto il vostro corpo, è il tempio dello Spirito Santo. Gloria al Signore, come sono gioioso sentire che il mio corpo, che può essere, può avere tutte le forme che vogliamo, piacevole o meno piacevole, magro o grasso, non ha importanza. L'importante è che questo corpo è santificato per la presenza del tre volte santo, che questo corpo è tempio, è il tempio, è diventato il luogo santissimo. L'interno di questo corpo è diventato il luogo santissimo, dove c'è la presenza dell'Iddio onnipotente. Dell'Iddio onnipotente. E dirai: fandonie e sciocchezze, religione, realtà, parola di Dio, non parola d'uomini, parola di Dio. Alleluia. Grazie Signore, vogliamo dirgli grazie? Possiamo dirgli grazie, lo puoi fare anche tu, se il tuo cuore in questo momento è in fermento, se desideri ardentemente che quest'opera Dio la faccia con te, perché quest'opera Dio la vuol fare con tutti quelli che vogliono. Egli non fa distinzione alla qualità delle persone, egli non guarda l'età, i ceti sociali, la cultura, le posizioni, egli non guarda la latitudine, egli non guarda niente, davanti a Dio siamo tutti quanti uguali. L'amore di Dio è manifestato per tutti gli uomini, Dio ha mandato il suo figliolo per tutti gli uomini. Amen. Oh, uomini intendo essere umani, anche per le donne, anche per tutte le donne, sia benedetto il nome del Signore. Ma sappiate, per voi che avete capito e avete conosciuto, che Dio non vuole compromessi.
Il Signore non vuole compromessi. Questa parola che è stata tramandata e scritta, che poteva appartenere al popolo dei Corinti, questo popolo che noi conosciamo, un popolo abbastanza difettoso, ma che conosceva la potenza dell'Iddio Altissimo. Questa parola vale per ognuno di noi, vale per tutti coloro che si reputano cristiani, per tutti coloro che fanno professione di fede. Amen. Gloria a Dio. Quale accordo c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Voi siete il Tempio del Dio vivente. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Lo troviamo ancora in 1 Corinti 3,16, lo troviamo in Geremia 31,33, lo troviamo in Ezechiele 11,20. Gloria al nome del Signore. E c'è un avvertimento utile. E chi ha orecchio da udire, oda ciò che lo Spirito Santo dice. Ed è il verso 17. Perciò, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. E non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò. E sarò come un padre per voi. E voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Parole profetiche dette da Dio attraverso il profeta. Separatevene. Separazione in senso scritturale, in senso spirituale, è l'equivalente di santificazione. Separazione è santificazione. Separazione non fisica, separazione spirituale. Oh, quando il Signore Gesù pregò per i suoi discepoli, cosa disse? Padre, io non ti chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Amen. Questo dimostra che per servire a Dio non bisogna andarsene su una montagna a fare l'eremita dove non vedi nessuno. Questo significa che non ti devi mettere sotto una caverna o in una grotta. Questo non significa che ti chiudi in un fabbricato e sei solo e tutto da solo. Tutto questo Dio non te l'ha mai chiesto. Tutto questo Dio non lo gradisce. Dio vuole che tu vivi la tua vita nella società, nel mondo, ma che sei separato dalle opere del mondo. E chi vuole essere sordo, sordo sia. Ma chi vuole udire, che oda, parola di vita eterna. Amen, amen. Ed è bello sapere che Dio è nostro Padre. E perché dice sarò come un padre? Perché noi per natura non siamo figli naturali di Dio. Non siamo per discendenza figli di Dio. Siamo per adottazione. Siamo figli adottivi di Dio perché abbiamo ricevuto questo privilegio. Da chi l'abbiamo ricevuto? Chi ce l'ha dato questo privilegio? Dio stesso. A mezzo di chi? Gesù Cristo, il Signore. Gesù Cristo, il Signore. Vogliamo dirlo insieme? Gesù Cristo, Signore. Alleluia. E noi possiamo chiamarlo Padre? Lo puoi chiamare Padre? Lo possiamo chiamare Padre? Il più bel termine che possiamo rivolgerci a Dio è proprio questo. In una preghiera spontanea, in una preghiera semplice, senza guardare il numero delle parole, senza metterci a leggere su un pezzo di carta, com'è bello realizzare questa verità biblica che per grazia siamo diventati figlioli e figliuole di Dio. E possiamo rivolgerci a Dio dicendo e chiamandolo, come possiamo chiamarlo? Padre nostro. Quando lo chiamo io solo, io dico Padre mio. Adesso siamo insieme, possiamo dire anche Padre nostro. E qualcuno dirà, è la preghiera che ha insegnato Gesù, e questa avalla, questa dottrina, avalla tutto ciò che abbiamo detto, perché possiamo chiamarlo, dobbiamo chiamare così Dio. E c'è chi dice che Dio bisogna chiamarlo in un'altra maniera. I nomi e gli attributi di Dio sono tanti. Ma sono coloro che non hanno molta intimità con Dio che possono chiamarlo per un altro nome. Chi non mi conosce mi chiama con un signore davanti. E chi mi scrive e non mi conosce scrive egregio. Ma la persona intima
e soprattutto i miei figli non mi chiameranno mai signor Tizio, signor Caio. Quelli che hanno una relazione intima con me, quelli che fanno parte della mia famiglia, e in questo caso posso parlare dei miei figli, mi chiameranno papà, mi chiamano papà, mi chiamano padre, la più piccolina mi può chiamare anche babbo, ma il significato non cambia. Questo rapporto di relazione porta ad avere confidenza, porta ad avere intimità, porta ad annullare le distanze. E chi dice che Dio è distante milioni di anni luce, gli dico che per i figli di Dio questo non è vero. Figli di Dio è così. Egli è vicino. Com'è bello potersi rivolgere a Lui. Come possiamo farlo? Lo stiamo facendo certamente tanti. In questo momento chiamandolo Padre. Ed egli come ci chiama? Come si chiama Lui? Come si chiama Lui? Ho sentito tante volte la sua chiamata, l'ho sentita anche attraverso la parola profetica, ed egli non ha detto mai il mio nome, non mi ha mai chiamato Remo. Mi ha chiamato con un appellativo molto più bello. Egli ha detto figlio mio. Figlio mio, figlio mio, quanto amore in queste parole. E l'amore di Dio com'è? È immenso, meraviglioso. E quanta gente rinuncia a questo amore, cercando di correre a destra e a sinistra, pensando di prendere, a Napoli si dice Trieste e Trento, pensando di realizzare chissà che cosa. Com'è bello realizzare questo vincolo di appartenenza, questo rapporto di unione indissolubile che ci lega non soltanto per questa vita, ma che ci lega per l'eternità all'Iddio onnipotente, creatore del cielo, della terra, di noi stessi, e che noi possiamo rivolgerci a Lui chiamandolo Padre, e Lui ci risponde dicendo Figlio. Sia benedetto il nome del Signore. Oh, mi direte misticismo? Oh, emozione? E l'emozione non è mica una cosa sbagliata quando viene da sentimenti profondi, da sentimenti autentici, quando non è provocata, quando è un'emozione reale che fa fiorare che nel nostro petto il Dio ha cambiato anche il nostro cuore, e al posto di un cuore di pietra ha messo un cuore di carne che sa palpitare, che sa battere, che si fa sentire il suo battito, che sa gioire e sa soffrire, ma soprattutto che ha imparato ad amare. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. E il Padre vuole che noi siamo come Lui, e come è stato ed è il nostro fratello maggiore, come è stato ed è il nostro fratello maggiore, come è stato ed è il nostro fratello maggiore. E il nostro fratello maggiore ha soltanto quel nome, Gesù, Gesù il Cristo di Dio, il Messia. Ma per noi c'è un altro nome. Per noi si chiama Salvatore, si chiama Salvatore. Io aggiungo, non proprio Salvatore, il Salvatore, il, perché non ce ne sono altri, a nessuno è dato. La salvezza ci è venuta soltanto attraverso Gesù Cristo, il Salvatore. E poi lo possiamo chiamare il Redentore. Poi come possiamo chiamarlo? Il Re, Signore, l'Amico. E avete dimenticato uno dei nomi più belli. L'Emmanuele. 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 Che è la realizzazione di quella comunione di Dio con noi.
dirai, ma proprio Dio con me, proprio Dio con te. Non hai bisogno di vedere un uomo in mezzo, non hai bisogno di mettere i sansali, non hai bisogno dei santoni che pregano per te, hai bisogno di scoprire l'amore di Dio in Cristo Gesù, hai bisogno di vedere la sua mano gloriosa, hai bisogno di sentire che questo Dio onnipotente vive in te, come ho avuto bisogno io, come abbiamo avuto bisogno noi e come ogni giorno ho bisogno di sentire che Lui continua a vivere in me, perché se Lui vive in me, se noi viviamo in Lui, un giorno io e voi vivremo in Lui. Alleluia! Amen. Amen. Parole. Parole. Parola di Dio. Parola di Dio. E questa parola scritta, meravigliosa, gloriosa, che tutti possono leggere. Sarò come un padre per voi. E che padre importante. Dice il Signore onnipotente, un padre onnipotente, avete ben compreso? Un padre onnipotente, cioè più potente di Lui, più potente di Lui. Quanta gente si illude, potenza, c'ho potenza, sono un uomo potente, sono questo potente, diavolo pure dice sono potente, e Dio dice sono l'onnipotente, sono l'onnipotente. Gesù dice sono l'onnipotente, sono l'onnipotente. E lo Spirito Santo dice sono l'onnipotente, sono l'onnipotente. E noi diciamo siamo figliuoli dell'onnipotente. Vogliamo dirlo insieme? Siamo figliuoli dell'onnipotente. E poi c'è chi si sceglie la mamma. Noi ci siamo scelti soltanto il padre. Com'è dura questa parola nella nostra Italia. Oh, il mio spirito freme dentro di me nel vedere tante persone devote, pie, che rivolgono lo sguardo di qua, rivolgono lo sguardo di là e non guardano dove devono guardare, dove c'è da guardare. Si spendono tante risorse, tante energie di qua e di là, e la nostra nazione è come una delle nazioni forte più distratte da tante cose. Una nazione dove ci devono essere per forza i mediatori, i sansali, come dicevo prima, dove bisogna pagare per forza qualche cosa che non è giusto, che non è scritto. Perché? Perché non si dà ascolto a questa parola. Sono meglio i fattarelli, i raccontini, le tradizioni, le feste e tutte le festività tramandate hanno più importanza. È più importante ciò che dice l'uomo. Ma sappi che la cosa più importante è quello che dice Dio. Gloria al nome del Signore. Vogliamo pace nella nostra nazione, è vero? Io amo l'Italia. Anche se il Signore ci dà grazia di rivolgerci ancora ad opere al di fuori all'Italia, e poc'anzi ne parlavo con voi, lo sanno e lo devono sapere anche coloro a cui noi stiamo portando il messaggio del Signore. Il Signore ci ha dato di lavorare anche in un paese dell'est. E io spero in Dio che ci darà a lavorare in tutto il mondo. Ma io amo la mia nazione, l'Italia, dove il Signore mi ha fatto nascere. Ma non amo l'ignoranza spirituale della mia nazione. Non amo che si dà più importanza alla lettera di un uomo che alla seconda Corinti. Non amo queste cose. Voglio essere rispettoso con tutti, ma il rispetto non bisogna confonderlo con la predicazione della parola. Perché se Dio mi ha dato libertà e ha allargato la mia bocca, io parlerò fin quando Egli stesso non me la chiuderà. Anche voi? Anche tu cristiano nato di nuovo? Ovunque tu sei, di qualunque regione d'Italia? Grazie al Signore oggi arriviamo in diverse regioni d'Italia. Non in tutta Italia. Non abbiamo i mezzi economici. Non abbiamo le grosse raccomandazioni. E non avremo nemmeno un accesso facile sui canali nazionali. Non abbiamo queste possibilità, ma dice qualcuno ce l'ha. Signore, benedici quelli che predicano la tua parola e che lo fanno su tutta la rete nazionale. Noi non abbiamo ancora questo privilegio, ma il Signore ci darà, anche nelle piccole emittenti, di poter predicare questa parola, ma soprattutto senza compromessi. Posso raccontarvi una testimonianza e poi completeremo il messaggio.
in una grossa repubblica, una grossa nazione, non faccio il nome ma la capirete facilmente, dove è caduto un colosso di partito, dove è stato frantumato e Gesù viene innalzato. C'era un predicatore, un uomo di Dio, il quale aveva chiesto il permesso, e questo risale a diversi anni fa, di poter predicare la parola di Dio, la potenza di Dio, l'onnipotenza di Dio. Chiaramente quel paese era un paese ateo, dico era, forse in parte lo è ancora, ma grazie a Dio non lo sarà più, perché la parola del Vangelo, il seme del Vangelo, viene distribuito ovunque. Gloria al Signore. E chiese questo permesso e gli fu accordata una condizione, una sola condizione: che lui parlasse di tutto, ma non parlasse della potenza di Dio. Potenza di Dio in quello che era lo Spirito Santo, che è la persona che esprime, non è la forza attiva. Nella persona divina è quella che manifesta quella potenza. Alleluia, amen. Qualcuno si sta disturbando con forza attiva? Non mi piace proprio forza attiva. L'onnipotenza di Dio è più biblico, anzi è biblico soltanto, onnipotenza. E avvenne che quest'uomo si sentì di accettare. Io non lo so se avessi accettato, forse la mia carnalità avrebbe portato a dire no, se non posso dire e non posso tenere aperta la bocca e posso dire quello che devo dire, io non accetto. Ma indubbiamente il Signore lo guidò, perché lui accettò pur di poter parlare dove non gli era mai stato concesso, e si trovò in un grosso teatro gremito da migliaia e migliaia di persone, e aprì la Bibbia e cominciò a predicare. E l'interprete, che apparteneva al partito, traduceva. E a un certo punto lo Spirito Santo cominciò ad esprimersi sulla potenza di Dio, sulla onnipotenza di Dio. E quest'uomo si rivolse verso di lui e, scusatemi l'espressione, lo sputò in faccia e disse: non ti traduco più. E se ne andò. Ma quell'uomo cominciò a parlare nuove lingue. Ci fu un flusso di nuove lingue che lui nemmeno conosceva. Ed era sempre quella lingua là. E parlò, e mi risulta che per quasi un'ora parlò, ed era la perfetta lingua, era la lingua di quella nazione. Lo Spirito Santo predicò attraverso la sua bocca, che non conosceva una parola di quella lingua, predicò il messaggio della potenza e dell'amore di Dio in Cristo Gesù il Signore. Gloria a Dio! E non è la prima volta che è successo. E non sarà nemmeno l'ultima volta. E non sarà nemmeno l'ultima volta. Anche quando gli interpreti verranno meno, l'onnipotenza di Dio sarà manifestata. Perché Dio sa difendere se stesso. Dio sa parlare ai cuori delle persone. E quel messaggio sicuramente colpì migliaia di cuori, scoprì migliaia di situazioni e cambiò tante vite nel Signore. Gloria al nome del Signore. Alleluia! E concludo col primo versetto del capitolo settimo. Cristiani, a voi questa parola. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci. Come? Il sangue di Gesù ci purifica da ogni contaminazione, da ogni peccato. Però in noi ci deve essere la volontà di essere, rimanere puri. Non basta essere purificati, bisogna rimanere puri, bisogna camminare nella pulizia interiore, bisogna camminare nella via della santificazione, bisogna camminare nella via che è l'anticompromesso. O Dio o il mondo. Noi abbiamo scelto? Non ho sentito bene. Noi abbiamo scelto? Noi abbiamo scelto? Io ho scelto Dio. Alleluia! Gloria a Dio! Da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Timore, non paura di Dio, riverenza, rispetto. È il Padre? Lui è il Padre?
va riverito, va rispettato, va amato, va glorificato. Bisogna essere sottomessi a Lui e obbedienti a Lui. In Cristo Gesù il benedetto in eterno. Volete alzarvi in piedi, fratelli miei, sorelle care? Non concludo mai senza due parole di preghiera. Che sia una preghiera efficace, che l'onnipotenza di Dio sia manifestata attraverso il piccolo schermo. Pochi pollici o grandi pollici, Dio al di fuori dei pollici ha una dimensione eterna. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo chinare il capo, vogliamo adorarlo e benedirlo. Padre Celeste, Padre Santo, Padre d'amore, vengo a te nel nome di Gesù. Padre, che questa parola e questo seme che è stato lanciato possa trovare dei cuori pronti a riceverlo. E tu manifesta in loro quello che hai manifestato in me e nei fratelli, nelle sorelle qui presenti, in quelli che ancora ci sono in tutto Italia e in tutto il mondo. Padre, ti prego che tu apri gli occhi, che apri gli occhi ai popoli, che possono comprendere qual è la tua perfetta volontà, che possono, come faccio io ogni giorno, i tuoi figliuoli, convertirsi a te ogni giorno, per poter presentarci davanti a te, chiamarti Padre e ricevere da te tutta l'assistenza, tutto l'amore che soltanto un padre, il vero padre, può dare. Padre, benedici l'umanità in questo momento. Libera gli oppressi, libera gli ansiosi, spezza le catene del peccato, spezza le catene dell'idolatria, dell'avarizia, della magia, della stregoneria. Padre, opera in questa umanità. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.